Prego, puoi chiamarmi io? No. Il settino? La comanda dal cellulare è stupenda quell'applicazione e va anche sott'acqua. Il titolare dell'altra azienda, appunto la cioccolateria Napoleone di Rieti, sembrava ci stesse prendendo in giro quando ci ha detto no, la birra si può anche mangiare perché si può solo bere, basta addensarla. Da lì è nata la sperimentazione, il giorno dopo ci siamo messi lì in laboratorio come dei piccoli chimici ad addensare la nostra birra, abbiamo scelto due tipologie della nostra gamma agli antipodi per colore, sapore e gradazione alcolica. Quindi abbiamo scelto la Umid e la Greta, la nera e la bionda, 5 gradi e 2, 7 gradi e 2, e quella più dolce e quella più amara. Quindi in maniera tale che potessero venire fuori due creme spalmabili dal sapore completamente opposto, che si potessero quindi utilizzare anche in maniera diversa. Noi abbiamo fatto le nostre primissime prove, quindi l'abbiamo abbinata con i formaggi, quella più chiara a base della nostra birra Greta è molto più dolce, al naso si percepisce all'inizio quasi sembra quasi una confettura di pera, poi al palato arriva la presenza della birra. Quella più dolce la abbiniamo con i formaggi un po' più stagionati. L'altra più scura invece a base della nostra birra Umid, subito al naso e al palato si percepisce la presenza della birra, la abbiniamo con i formaggi molto più freschi. Ma poi si può spalmare sul pane, si possono fare crostini, ci abbiamo fatto dolci, l'abbiamo utilizzata a posto della marmellata per fare una banalissima crostata. Vado? Qui noi abbiamo creato una crema di birra proprio, quindi dal bilanciamento esatto di tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato e appunto la conoscenza anche delle reazioni che hanno poi questi vari ingredienti quando vengono miscelati e messi insieme, abbiamo creato un prodotto più levigato, molto più cremoso e che risulta proprio spalmabile. Da qui infatti nasce anche il nome, birra spalmabile, appunto perché si può spalmare come una crema al cioccolato, una crema al cacao.
siamo delle fiera Mocciolo. Non è che gli ricostruiscono nude le ovali? Tipo Masterchef, quelli su Sky. Aveva un retrogusto di birra, soprattutto all'inizio, perché soprattutto quel tipo scuro, diciamo, aveva questo sapore amarognolo iniziale che ricordava molto le birre scure. E ho ritrovato il sapore della birra in un alimento, in qualcosa che potevo mangiare. Non avrei mai pensato di trovare la birra in un cibo, perché mi immagino che la birra è una cosa che si beve, invece da mangiare è veramente particolare ed interessante.